Ciao a tutti, io sono Carolina e oggi torno con un altro video vintage, però un po' meno vintage dello scorso, in cui sono seduta a terra e partecipo al Project Penner Tag. Io sono stata taggata da Tatiana Jones, di cui vi linko il canale qui sotto, e che devo ringraziare anche perché ha tradotto le domande originali dall'inglese all'italiano. Ma il tag originale è stato ideato da Sarah Rose, un altro canale dedicato al project pen, al makeup consapevole, che però è in lingua inglese. Vi linko anche il canale di Sarah giù nell'info box. Non voglio perdermi ulteriormente in chiacchiere e inizio a rispondere alle domande. La prima è: quando hai iniziato con i project pen? Innanzitutto due parole sul project pen. Il project pen è il progetto smaltimento in cui si selezionano dei prodotti sia in progetti a tema sia in progetti annuali o che durano vari mesi, su cui fissare degli obiettivi di consumo. Si possono finire, si possono bucare se sono prodotti in polvere, si possono usare tot volte, si possono far ruotare. Insomma, sono dei progetti che dovrebbero educare noi consumatori e consumatrici ad utilizzare il make-up e la cosmesi in maniera consapevole, non ad acquistare e poi ad abbandonare nei cassetti o dove vogliamo noi. Io ho iniziato con i Project Pen ufficiosamente a metà 2017 e poi ho aperto il mio profilo Instagram dedicato, che poi si è un po' evoluto perché non faccio solo Project Pen, il 27 dicembre 2017. Seconda domanda è: che cosa ti ha fatto iniziare e che cosa speravi di ottenere? Mi ha fatto iniziare il fatto che mi sono resa conto a un certo punto che stavo comprando troppo per essere una persona singola che ha solo due occhi, un paio di labbra e un viso. Troppo, troppo, troppo. E anche che mi stavo facendo un po' prendere dalla smania dell'acquisto a tutti i costi. Devo averlo perché me l'ha detto la beauty blogger X, il canale Y. E dopo un po' è tanto, perché a parte che si è persone... Siamo persone sole, cioè non è che io lo faccio per mestiere e quindi quei prodotti poi li utilizzo anche su altri. Però mi sono resa conto che tanta roba rischiava di andare a male se non l'avessi usata e se avessi continuato ad accumulare. Quello che speravo di ottenere all'epoca era una riduzione della mia collezione. Che cosa è successo nel frattempo? Che io mi sono resa conto che, essendo un'appassionata ed essendo di base una persona creativa, a me piace avere scelta per quanto riguarda i prodotti, soprattutto per quanto riguarda i prodotti occhi e i prodotti labbra, quindi non sarò mai una minimalista, però il mio obiettivo attuale è arrivare ad avere una collezione che riesco ad usare tutta, che mi dà sempre soddisfazione, che mi dà piacere usare, con alcuni prodotti fissi, per esempio quelli per la base o quelli per le sopracciglia, che sono testati, so che funzionano su di me e quindi quelli rimangono tali. Domanda numero 3. Come ti piace strutturare i project pen? Progetti corti stagionali, rolling project pen che durano tutto l'anno o che altro? Scusate se leggo, ma ho il foglio. Allora, all'inizio mi piaceva strutturare i project pen in piccoli progetti che duravano pochi mesi e che mi permettevano di raggiungere degli obiettivi semplici. Ora non riesco più a farlo perché, per lo stile di vita che ho, io spesso non sono in casa, quindi non posso sempre andare a pescare dal mio armamentario, dal mio arsenale, e quindi nemmeno posso fare i rolling project pen, che sono i progetti per cui si selezionano dei prodotti e quando si finiscono li si vanno a sostituire con altri, sia della stessa categoria sia di un'altra. Quindi per il momento, al momento attuale di com'è l'organizzazione della mia vita, mi piacciono i progetti lunghi che durano tutto l'anno e che mi permettono anche di avere dei prodotti fissi che al mattino, quando mi preparo, so che sono lì, sono sicuri e so di riuscire ad essere dignitosa e presentabile. Quindi per il momento preferisco questi progetti lunghi. Però io ho sempre un posticino speciale nel cuoricino per il 6x Santa, che è un progetto che è stato ideato dal profilo Instagram di Elizabeth Cookie Pants, che inizia di solito il 1 agosto e termina il 25 di dicembre, il cui obiettivo è di finire o di raggiungere determinate finalità su 6 prodotti entro il giorno di Natale. Questo è un progetto che a me è sempre piaciuto e che mi ha sempre permesso di raggiungere degli obiettivi tangibili e che mi ha sempre dato soddisfazione, quindi sicuramente quello lo rifarò anche quest'anno.
Domanda numero 4. Come preferisci tenere traccia dei tuoi progetti? A me piace fare le foto, le differenze da un mese all'altro, che poi sono anche quelle che io posto su Instagram. Inizio di solito anche a misurare il progresso delle matite, dei rossetti, degli stick, però poi dopo un po' mi stufo, perché vedo che la colonnina di solito si abbassa pochissimo e spesso questa cosa mi fa scoraggiare. Quindi ho deciso di fare il disegnino che tiene traccia dei progressi su determinati prodotti, tipo una volta ogni 4-5 mesi, in modo da vedere un progresso un po' più tangibile. Ma in generale a me piace fare le foto. E vabbè, ora adesso c'è il canale YouTube che quando posso aggiornare lo aggiorno con i progressi. Una cosa che sicuramente non mi piace per nulla è pesare i prodotti, perché lo trovo un po' inutile, francamente. Però poi vabbè, ognuno o ognuna la pensa diversamente sull'argomento. Numero 5. Quali sono i prodotti più semplici da finire per te? Prodotti più semplici sono correttori, ciprie e fino a qualche tempo fa anche i rossetti liquidi. Ne riuscivo a finire uno o due all'anno. Adesso mi sono un po' frenata, anche perché ho messo tanti prodotti labbra nel progetto di quest'anno, quindi il progresso è più lento. E quali sono i prodotti più difficili da finire per te? I blush sicuramente, le terre. In generale le polveri viso sono molto complicate per me. Riesco a bucare gli illuminanti, però poi un conto è bucare, un conto è portare a termine il prodotto, perché ce ne vuole. Spesso poi la grammatura delle polveri viso è molto elevata, soprattutto parlo dei prodotti MAC che hanno a volte anche più di 10 grammi. Ce ne vuole per terminarli se dobbiamo andare a truccare un solo viso. Però se devo dire proprio, i blush sono la mia spada di, insomma, come si dice, sono la mia criptonite, ecco, perché ne ho finito uno nel 2017, che era il dupe di Sleek per l'orgasm di NARS, e poi da allora non sono più riuscita manco a bucarne uno. Sugli ombretti invece, se mi impegno, riesco a ottenere dei risultati buoni, soprattutto sugli ombretti opachi, quotidiani, da tutti i giorni, quindi per esempio per le transizioni o l'ombretto panna. Quindi per gli ombretti io mi ritengo, non dico una campionessa assoluta, però non posso nemmeno lamentarmi. Poi, numero 7, ci sono alcuni tipi di prodotti che non hai mai messo all'interno di un project pen, o raramente? Sì, ci sono, e questi prodotti per me sono i prodotti sopracciglia e i mascara, perché queste sono categorie in cui riesco a essere brava e riesco a tenerne aperto uno per volta. Quindi avendone aperto uno per volta non ha senso per me inserirli nei progetti smaltimento, perché tanto lo so che prima o poi nel corso dei mesi con l'uso li vado a terminare. Numero 8, siamo quasi alla fine. Inserisci nei project pen skincare e prodotti corpo o strettamente make-up? Di solito strettamente make-up, perché anche per queste categorie della cura del viso, del corpo e dei capelli sono diventata più brava negli anni, quindi tendo non a tenere aperti troppi prodotti contemporaneamente, e sempre per lo stesso motivo di cui parlavo prima, non ha senso per me inserire prodotti di cui ho un solo esemplare aperto al momento in un progetto smaltimento. Poi soprattutto per la skincare ormai sono riuscita ad arrivare, spero, ad un certo equilibrio di prodotti che funzionano su di me, quindi non vedo nemmeno possibile un accumulo di acquisti nel breve periodo, però mai dire mai, perché nelle tentazioni ci si ricade sempre. Però dai, mi fido di me stessa, voglio continuare per questa strada. Numero 9. Che cosa consigli per avere risultati con il Project Pen? Io quello che consiglio di solito è di non prefissarsi degli obiettivi mega galattici, perché se questi obiettivi vengono disattesi, e il più delle volte è così, fidatevi, non per essere stronza, però è così, si rischia di un po' di perdere interesse nel progetto. Cioè, se non ci sono risultati tangibili e concreti, una pensa, ma chi me lo fa fare a usare sempre questo prodotto che magari manco mi piace? Quindi io propongo questo, perlomeno agli inizi, di partire con piccoli obiettivi, piccole cose, e poi man mano vedere in cosa si è più bravi, in cosa si è più carenti, e magari puntare in quelle diverse categorie. Un consiglio che invece do a me stessa è di non focalizzarmi esclusivamente sui prodotti da smaltire,
perché comunque ho tutta un'altra collezione di prodotti che mi piacciono nel frattempo e ripensandoci, è un peccato che quei prodotti non siano utilizzati solo perché oddio devo finire questo, oddio devo finire quest'altro. Quindi il consiglio di fondo che mi sento di dare è di trovare un equilibrio, però per l'equilibrio ci vuole tempo, soprattutto perché secondo me il Project Pen è, come dire, è un modo per conoscere i propri gusti e il modo in cui utilizziamo, consumiamo e godiamo del make-up, però per giungere a queste consapevolezze ci vuole tempo, quindi smaltire non è smaltire tanto per, però è un percorso lungo che ci permette di conoscere come siamo a livello di consumo di cosmetici, almeno secondo me. Sono arrivata all'ultima domanda. Il Project Pen ha in qualche modo cambiato le tue abitudini di acquisto? Se sì, come? A voglia se le ha cambiate. Se non avessi iniziato a fare Project Pen, avrei, parlo per me, continuato a comprare rossetti a scatafascio e mi sarei ritrovata con una collezione ingestibile. Imparando un po' a smaltirli, a consumarli, a vedere quanto tempo ci vuole per utilizzare un rossetto, io sono giunta alla conclusione, alla fine dello scorso anno, che per questi 12 mesi io non ne devo comprare nessuno, perché altrimenti quelli che ho vanno a male. Circa 150 rossetti e qualche gloss, qualche matita sono troppi per un paio di labbra soli. Io questo proprio mi sento di dirlo con tutto il cuore, sono troppi. E quindi è inutile continuare ad accumulare in categorie in cui si ha già abbastanza, in categorie che poi danno già soddisfazione, perché spesso abbiamo comprato negli anni delle perle, dei prodotti meravigliosi che poi sono stati accantonati perché è uscita quella cosa nuova, quella collezione. Quindi il Project Pen mi ha insegnato questo: non comprare a catafascio in categorie in cui hai già dei prodotti che ti piacciono tanto. Per le palette di ombretti sto arrivando piano piano a questa consapevolezza, sono ancora un punto debole mio, cioè non posso fare altrimenti, io le guardo, le desidero, poi ogni tanto proprio cedo miseramente. Però, dopo tutto, il make-up è una passione, quindi alla fine ogni tanto abbiamo pure bisogno di giocattoli nuovi. L'importante è di non ritrovarsi con 10.000 cose, magari tutte uguali, che non riusciremo ad utilizzare come meritano. Niente, sono arrivata alla fine di questa chiacchierata. Spero di non avervi rotto troppo le balls con tutti questi pipponi. Però, beh, io mi sono divertita a rispondere a queste domande. Adesso la prassi vorrebbe che io taggassi altre due persone e le taggerò, però io soprattutto taggo voi che commenterete perché questo tipo di video mi piace perché stimola la conversazione. Quindi se vi sentite di commentare quello che ho detto, di condividere le vostre opinioni sull'argomento, di condividere con le vostre esperienze con il progetto smaltimento, sul consumo consapevole di cosmetici, per favore, commentate giù perché mi farebbe davvero piacere sentire come la pensate sull'argomento. E dopo tutto, questo è il bello di avere una community, seppure piccola. I canali che taggo invece sono Jessica di Derussiatati, sono molto curiosa di sentire cosa avrà da dire sull'argomento, e Rossella, che potete trovare su Instagram come rossella-projectpen e qui su YouTube come Rossella semplicemente. Finito. Per oggi è tutto, spero di tornare presto con un video un po' più, diciamo, un po' meno vintage e anche un video in cui mi trucco in presenza, però per il momento dobbiamo accontentarci di questo. Ciao, bacio!